Siamo vanitosi. Chi è che non è vanitoso? Penso di essere vanitosa, ma non credo sia una cosa negativa. Quando ti alzi ti vedi bella, ti vedi sexy, ti vedi vanitosa, ti guardi allo specchio e ti senti perfetta. Ti dà una marcia in più, no? Sono convinta di avere sempre più autostima, di essere più vanitosa a causa dei social network che usiamo tutti i giorni. Ma ci sono dei limiti, questo sì, ci sono dei limiti. Non mi piace proprio credermi chissà chi. La vanità è di per sé un eccesso. Un eccesso di autostima, una mancanza di critica personale e un eccesso di orgoglio. Mi piace il mio aspetto fisico, mi piace il mio modo di pensare e di vedere le cose. Credo di essere ben educata e istruita. In fondo a tutti piace sentirsi al centro dell'attenzione, creare un personaggio, un'immagine con le altre persone e soddisfare il nostro amor proprio. Se penso che la vanità possa essere considerata positiva per certi versi, no. La vanità non è mai una cosa positiva. Sì che la vanità può essere positiva. Se ci fa essere noi stessi, ci dà solo un po' di forza in più e di fiducia in noi stessi. Ci sono giorni in cui bisogna essere vanitosi, perché no? Io ci sto lavorando. A volte dovrei contenere un tantino il mio ego. Esistono brani musicali vanitosi, si chiamano le musiche d'ingresso, vale a dire tutti i brani composti per l'ingresso di un personaggio importante, come per esempio questo. Il famosissimo Kaiser Walzer, composto da Johann Strauss figlio, in onore della visita del Kaiser Guglielmo a Vienna. Questa musica cerca di spiegare tutta la sua grandiosità, ma anche la vanità sia del Kaiser, sia del suo anfitrione, l'imperatore d'Austria.